arriva Sanchez, di tacco per Lukaku. Resiste Lukaku, il pallone passa. Cioè, chi è? Mare, mare, mare! Ma tira in porta, ma tira in porta! Ma non in porta di là! Ma come facendo? Ma tira in porta! Con Barella già dietro. Ricorderete lo scorso anno in prestito da 20 anni. Ma è già in capitale da 7 partite giocando da titolare, 3 gol e 7 assist. E allora? In tutta la sua facile! Guarda, un altro giocatore che si sta mettendo in luce, sta crescendo su se stesso. Bravo, mettila! Ma come ha fatto a pararla? Una pazzesca su Barella! Era andato giù dall'altra parte, l'ha presa con la mano sinistra, partita che inizia con una parata straordinaria di Drongoski. È vero, perché l'ha fatto bene. Palla Brozovic, arriva allo scambio, posto preso da Fiorentina. Sanchez centrale, Barella, possibilità di calciare, prova a destra! Madonna! 1-0, terzo gol del miglior centrocampista. Non ha segnato Lukaku, ma... È vero, Lukaku preparata bene a questa situazione, perché ha giocato 2-1, combattendo subito il calcio dentro, ma tirando fuori la Fiorentina. E poi... Sono in campo. Va via la grande, guarda con un tunnel addirittura, qua il pallone dentro per Bonaventura, Andanovic su attraversa, Biraghi, minchia, due paratoni di Andanovic, perché sembra sul suo palo, attenzione, uno contro uno, prova a recuperare, guarda Sanchez in area di rigore, stop and go con traversone per Luca, madonna di Lukaku, il primo gol di testa, toccato da dietro da Inserica, rimane a terra Barella, adesso si rialza, il pallone per Hakimi che va velocissimo, salta Igor, Hakimi dentro, Ivan Perisic, l'ho detto che segnava Ivan Inserribile, Ivan Ivan Interrigione quando sviluppa l'azione. Invece diverso perché le altre torneranno in coppa, invece l'Inter avrà un po' più di libertà. Finisce 2-0 per l'Inter. Stanchissimo Bastoni, che ha giocato anche lui in una partita. Inter quindi.